Abbiamo fatto i test a Silverstone, il primo giorno ho guidato io ed è stato fantastico tornare in abitacolo, sentire le sollecitazioni della monoposto reale rispetto a quello che si prova al simulatore. È molto importante fare dei chilometri nella vettura per verificare che la correlazione tra la monoposto e il lavoro che facciamo al simulatore sia corretto e preciso. Siamo nel 2014, ci sono nuovi regolamenti sul piano dei motori, dei sistemi di recupero dell'energia, ma anche su quello del bilanciamento della vettura e dell'erogazione della potenza. Moltissime cose sono cambiate radicalmente rispetto ai tempi nei quali gareggiavo. Siamo di fronte ad una Formula 1 nuova ed è per questo che è così importante effettuare queste prove e poter disporre di questi giorni di test per i collaudatori di ciascun team di Formula 1 e specialmente per quelli come me che fanno tantissimo lavoro al simulatore. Abbiamo imparato molto portando avanti un solido programma di sviluppo nel quale siamo ancora molto impegnati e gara dopo gara la vettura sta migliorando. Dobbiamo continuare a lavorare, non arrenderci mai e tenere in considerazione anche il 2015. Hockenheim è una pista molto completa. Per fare bene è necessario avere una macchina a posto su tutti i fronti. C'è bisogno di potenza, di un corretto bilanciamento anteriore e posteriore, di carico aerodinamico, perché sebbene sia corto ha curve di ogni tipo. Per esempio, nel primo settore c'è bisogno di un anteriore molto preciso, altrimenti si rischia di avere del sottosterzo che costringe il pilota a ritardare l'accelerazione con il risultato di perdere in velocità d'uscita. Poi c'è bisogno di trazione per fare bene nelle curve 2 e 5 e il tornantino. In questi due punti la trazione deve essere molto buona perché ci si mette nei due rettilinei principali del circuito. Nell'ultima parte c'è bisogno di molto carico aerodinamico, è il tratto in cui si trova il maggior numero di curve del settore in cui si vede quando una vettura è aerodinamicamente e meccanicamente buona. Non si tratta di una pista facile, ma una cosa mi è molto chiara. Abbiamo i due piloti migliori in macchina. E sono sicuro che riusciremo a fare buoni progressi e in gara avremo uno dei migliori passi perché credo molto nell'operato dei nostri due super piloti. Le sospensioni sono componenti fondamentali per una vettura di Formula 1 perché garantiscono il collegamento delle ruote e delle masse non sospese al telaio. La Ferrari ha adottato fin dal 2012 un layout definito pull-rod, cioè a tirante, sia all'anteriore che al posteriore. Al posteriore è una scelta diffusa tra praticamente tutti i team. All'anteriore, nel 2014, la Ferrari è l'unica ad adottare questo schema. La scelta dello schema nasce dal compromesso tra caratteristiche aerodinamiche, altezza del baricentro e peso e rigidezza delle sospensioni. Durante il weekend di gara c'è molto lavoro di regolazione sospensioni. Tra queste attività possiamo citare la regolazione degli angoli delle ruote, sia del camber che della convergenza. Lavorando sul camber principalmente si va ad influire sul livello di grip delle gomme anteriori e posteriori, sulla distribuzione delle usure e sulle caratteristiche di temperatura delle stesse. Lavorando sulla convergenza invece si va ad influenzare la stabilità e la reattività dei due assi in tutte le fasi di frenata, percorrenza di curva e trazione. Altri parametri importanti di regolazione delle sospensioni sono la regolazione delle molle e delle barre antirollio che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di bilancio e quindi permettono di curare eventuali problemi di sottosterzo e di sovrasterzo della vettura. In un caso di sottosterzo si cerca di aumentare la reattività dell'asse anteriore, mentre in un caso di sovrasterzo si cerca di dare più solidità e stabilità al posteriore. Per finire, un aspetto importante di regolazione delle sospensioni è quello dell'altezza da terra dei due assi, dove si cerca di ottenere le caratteristiche ideali aerodinamiche in tutti i momenti di percorrenza della pista.